L'Aquila è in piazza contro la burofollia. In 5.000 sono scesi in strada, rispolverando i caschetti del sisma del 2009. Ma stavolta non si tratta della ricostruzione materiale, bensì della restituzione, entro 30 giorni, di tasse sospese, come richiesto dalla Commissione europea. In tutto 350 cartelle esattoriali, giunte ad altrettanti imprenditori locali per interventi relativi al post-terremoto. Per il primo cittadino Biondi, quella degli aquilani è una battaglia di civiltà di cui ha bisogno l'Italia intera. Non è che non vogliamo restituire le tasse, perché noi le tasse le stiamo restituendo, solamente le stiamo restituendo con un abbattimento al 40%. Esattamente come è successo per altre calamità, anzi in alcune circostanze sono stati abbattimenti anche fino al 10%, e quindi per l'applicazione di una legge dello Stato del 2011. Dopodiché qualcuno si sveglia in ritardo e dice che queste agevolazioni sono degli aiuti di Stato. Noi chiediamo che un territorio che tra il 2008 e il 2009 ha subito un calo del PIL del 3,7%, pari ad oltre 970 milioni di euro, che ha ottenuto un'agevolazione identica ad altre ottenute per altre calamità, abbia il diritto sacrosanto di rivendicarle e di non doverle restituire. In corteo con commercianti, imprenditori, studenti e semplici cittadini, anche volti noti della politica come Quagliariella e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha chiesto al presidente Mattarella di intervenire presso il governo e l'Unione Europea perché il denaro sospeso sia restituito con una dilazione decennale e senza interessi.